Ciao, ciao ragazzuoli, bentornati. Allora, domanda su che magari non gli ho mai fatto, ma sulla carbonara ci va il grano o il pecorino? Vabbè, il pecorino. Allora, sapete che le loop band sono un attrezzo sicuramente molto rinomato e usato tanto. E io trovo che possano essere utili per diversi scopi, nel contesto per esempio della mobilità articolare, anche nel contesto dei calisthenic, ma vanno logicamente usate con un po' di buon senso. Quindi la domanda adesso, ovviamente, dopo del pomodoro della pizza allora tu le usi, le consigli? Per esempio, vediamo che molte persone le usano per imparare a fare le trazioni, magari gente che non sa fare neanche una trazione magari le usa per imparare a fare le trazioni. Quindi il discorso è: tu per cosa le impieghi, e ci sono delle situazioni per cui le raccomandi, preferisci usare altro e via dicendo? Allora, le loop band per imparare le trazioni intanto sono veramente, secondo me, la cosa più brutta del mondo. Non dico che non possano portare a farvi imparare una trazione, ma cioè, ci sono mille altri modi per arrivare a un livello del genere. Insomma, non è così complicato. Livello base. Livello molto base, ok. E la loop band è sicuramente il meno sicuro, forse, a livello di condizionamento, comunque fastidi ai gomiti e quant'altro, alle spalle. Ti porta a accelerare. Poi molti la mettono incrociando i piedi, quindi ruoti il bacino, lavori più con un lato che con l'altro. Quindi bisogna saperle usare, sostanzialmente. Il problema delle loop band è appunto questo: bisogna saperle usare. Non solo in cosa, ma anche in come, ok? Metterle a caso non serve a niente. E io le uso, ho imparato a usarle da lui in modo un po' più sensato, su delle skill più avanzate come la croce. Adesso le uso esclusivamente con la croce. Le ho usate per il German Muscle Up, ma poi l'ho abbandonate perché preferisco comunque allenarlo in altri modi, e anzi in realtà ora non sto proprio allenando quindi quindi per determinate skill può essere utile, ma vanno usate con la testa, e soprattutto non ne va abusato, perché secondo me poi si diventa veramente dipendenti dalla loop band. E cioè, poi quando non hai la loop band giusta che ti toglie il tot, diventi matto. E personalmente, la mia personalissima gusto preferenza è usare il meno possibile, perché non lo so, non mi diverto neanche più di tanto in realtà ad allenarmi, le trovo scomode comunque generalmente, e quindi le uso proprio se non ho alternative. E preferisco trovare delle alternative, come può essere una Dream Machine o altre cose. Poi sì, ad esempio per me, per la croce, ho trovato un modo molto pratico per usarla, però ecco, lo uso solo per quella. Quindi più o meno diciamo che ci troviamo sulla stessa linea. E io vi dicevo, le uso molto per la mobilità articolare. Questo tipo di approccio, certo, che lui sta, sì, utilizzando per la croce, lo sto comunque applicando in diversi contesti, magari ne parleremo più avanti in un altro video. E vi dico, possono essere usati per scalare alcuni esercizi, a patto che vengano utilizzati nel modo giusto. Per esempio, se le vuoi usare per le trazioni, invece di attaccarle sulla sbarra e filarci i piedi, piuttosto è meglio attaccarle agli estremi di un rack e ci metti i piedi in mezzo. Quello sarebbe il modo giusto. Oppure, se volete usarlo per le isometrie, a meno che non state facendo isometrie importanti, come per esempio una rondine, tutto il resto lo si può imparare con delle didattiche normali, normalissime. Quindi da quel punto di vista forse le loop band vengono abusate. Ci stanno per lavori avanzati. Tipo la verticale, no?
Esatto. Ah, ma la verticale ci potrebbe usare, per esempio ficcandoci le mani dentro e facendo sistemare i piedi, allungandosi i talloni quando si è in verticale, per imparare a mantenere questo tipo di tensione, quindi mantenere le spalle elevate. Visto. Ok, quindi questo potrebbe essere un altro modo. E comunque, ecco, ci sono veramente tante applicazioni. L'importante è riuscire un attimo a inquadrare nel senso giusto e inserire nel senso giusto. Vi dico, nella ginnastica hanno imparato per anni i movimenti, senza utilizzarle. Al giorno d'oggi le utilizzano un pochino di più, e giriamo sempre sotto il discorso che è un ottimo attrezzo, un ottimo tool aggiuntivo, e logicamente necessita dei suoi accorgimenti affinché dia frutto che sia tangibile. Questo è un pochino il discorso. Se volete prendere un Ben, io vi consiglio di prendere quelle di Andrea Boretto, così li stiamo facendo un pochino di pubblicità, ok? Ciao Andrea. Mi sto morendo. È così che mi rianima. Ok, che faccia di merda, voleva ammazzarmi, colpo di grazia. La vendetta per l'allenamento di Ok, quindi ciao Andrea, ti salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.